tutti hanno visto l'impatto carismatico, proprio mi viene da usare questo termine, che ha avuto il Teatro Galli per tutti, per il pubblico che non aveva mai messo piede in una sala, in un teatro, e per gli addetti ai lavori, anche per gli specialisti che solitamente diciamo, sono quelli che entrano di più nelle criticità. C'è stata veramente da parte di tutti un'accoglienza di questo teatro molto molto positiva. E, del resto i riminesi hanno cominciato a viverlo anche prima che fosse inaugurato, vi ricorderete tutta la stagione del teatro nel frattempo, del primo teatro instabile, quando abbiamo portato i riminesi anche dentro le macerie, quando ancora il teatro non era finito. E poi l'inaugurazione, che è stata diciamo, l'inizio con Cecilia Bartoli e la fine di quella prima stagione con il maestro Muti, con la piazza Cavour piena di gente, con lo schermo delle immagini che davano sulla piazza, sono stati due momenti storici indimenticabili, il secondo anche con la presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è stata una prima stagione veramente prestigiosa. Cecilia Bartoli ha aperto, poi Roberto Bolle, poi Svetlana Zakarova, poi Valery Gergiev con il Kirov di San Pietroburgo, e poi ancora, e poi anche la conclusione del maestro Muti, Simon Rattle. Insomma, una stagione musicale e anche una teatrale che adesso si sta per inaugurare all'insegna dei grandi teatri. Il bilancio è un bilancio, ovviamente non lo dico in termini enfatici, ma credo che tutti quanti abbiano potuto riscontrare che il Teatro Galli è il momento più aggregativo, dove l'orgoglio dei riminesi si è ritrovato, credo, come in nessun'altra occasione, come è stata per questa inaugurazione. E noi festeggiamo questo primo anno, proprio all'insegna dell'apertura alla città. Non faremo un evento, diciamo, con uno star system, ma lo faremo con un'apertura dalla mattina fino alla sera. I riminesi possono entrare, ci saranno delle visite gratuite, ci sarà un concerto, ci sarà un brindisi alle 7 di sera, e poi un filmato che raccoglie, curato da Icaro TV, che raccoglie questo primo anno di vita che andrà in loop dalle 9 in poi, ma una prima proiezione ci sarà anche dalle 6 fino alle 7 del pomeriggio. Noi stiamo lavorando e stiamo candidandoci per diventare un teatro di tradizione, il settimo teatro di tradizione dell'Emilia-Romagna, il 28° in Italia. I teatri di tradizione sono un po' la spina dorsale del sistema teatrale italiano, e per farlo c'è bisogno di qualche tempo in cui noi dobbiamo dimostrare di essere in grado di diventare teatro di tradizione, un periodo che durerà forse 2 o 3 anni, al termine del quale il ministro può riconoscerci il rango di teatro di tradizione. E per farlo, in questo momento ci stiamo impegnando in un'attività di produzione e di coproduzione con gli altri teatri di tradizione dell'Emilia-Romagna. Siamo stati ammessi al tavolo, pur non essendolo ancora, ma siamo stati ammessi al tavolo degli altri teatri di tradizione, quindi partecipiamo anche ai finanziamenti regionali e statali del Ministero per la produzione lirica, e quindi ci stiamo attrezzando dal punto di vista produttivo con una serie di saperi che non avevamo, che stiamo acquisendo. Il teatro ha delle dotazioni tecniche molto importanti, stiamo completando anche i concorsi per le maestranze tecniche, macchinisti, elettricisti, fonici, addetti alle proiezioni, eccetera, che ci renderà alla fine di questi 2 o 3 anni idonei, io mi auguro, ma ne sono sicuro, a diventare il settimo teatro di tradizione di questa regione così importante, che ci ha accolto subito al loro tavolo, ecco, al tavolo degli altri teatri di tradizione. Questo è stato un bellissimo segnale di benvenuto che non era così scontato.